Ultimati i lavori per la sede distaccata del liceo Da Vinci di Pescara in Piazza Grue. Antonio Blasioli, vice sindaco del capoluogo adriatico, oggi è una giornata importante per questi ragazzi, per questo liceo importante della nostra città, perché arriva a conclusione quest'iter iniziato qualche mese fa. Il prossimo anno questo problema non l'affronteremo più perché l'abbiamo risolto con Piazza Grue, mettendo a disposizione uno spazio comunale, quindi vanno ringraziati anche gli assessori del comune di Pescara, va ringraziata la regione che ha messo la provvista economica a disposizione, 100.000 euro per fare i lavori, va ringraziata la ditta e il progettista che è l'architetto Nucci invece per questi bei lavori che sono stati fatti e che oggi vengono riconsegnati all'Istituto Da Vinci. È stato un lavoro importante che si è svolto anche garantendo la sicurezza degli studenti, tant'è vero che loro non hanno perso nessun giorno di lavoro, era di scuola, eravamo qui il primo giorno di scuola, siamo qui oggi al rinizio di questo nuovo anno scolastico per il 2018, prima per presentare i lavori e adesso invece per riconsegnarli. Una bella sorpresa, ce l'aspettavamo da tempo, anche perché il comune, la provincia e la regione hanno lavorato molto bene, devo dire. I tempi sono stati rispettati e i ragazzi sono potuti rientrare in una scuola sicura, calda, accogliente e possono riprendere con serenità a fare la cosa che fanno meglio, cioè imparare e crescere. Non è stato perso nessun giorno di scuola, tra l'altro, dall'inizio di settembre? Abbiamo fatto qualche sacrificio, un po' noi, un po' il comune, abbiamo lavorato con la scala antincendio, ci hanno fatto entrare da subito, è andato tutto molto bene.